Wow, ragazzi, bentornati! Oggi vedremo il ciclope. Pistola, forze speciali. Revolver con mirino, che infligge danni elevati con cadenza di tiro lenta e caricatore poco capiente. Il ciclope di base si presenta con una dimensione caricatore di 6 colpi, una gittata di 5120, un tempo di ricarica di 2,2 secondi e una probabilità colpo critico del 43%. Di conseguenza abbiamo percato questo ciclope con un livello critico, un doppio danno critico e l'ultima perk, in questo caso, danni ai mostri della nebbia e ai boss aumentati del 36%. Perché questo ciclope come ultima perk ha restare fermi per 2 secondi infligge più 17% di danno contro i mostri della nebbia. È cumulabile fino a 5 volte, tornare a muoversi rimuove completamente l'effetto. Quindi più 17% cumulabile fino a 5 volte, 17 per 5 fa 85, quindi avremo un 85% più un 36%, quindi in totale avremo un 121% di danni aumentati contro i mostri della nebbia e i boss. Però questo ovviamente solo se resteremo fermi. Possiamo distinguere questa perk, magari utilizzata da un compagno piuttosto che su voi stessi, comunque la possiamo distinguere dall'aura di color viola che si svilupperà intorno al nostro personaggio. Comunque molto comoda l'ultima perk, in quanto comunque la pistola è molto molto precisa, possiede addirittura il mirino, quindi sì, possiamo utilizzarla da una distanza comunque anche abbastanza lunga, la cadenza di tiro lenta, quindi il colpo che l'arma spara tra un colpo e l'altro, diciamo che non è ottimale quando ci pushano tanti zombie. Certo, è una pistola col mirino, d'altronde va utilizzata come tale, non aspettatevi di potervi difendere a 360 gradi con una pistola del genere, perché non è così. In sostanza questa pistola l'ho resa mediamente utile, o forse molto utile, contro esclusivamente i mostri della nebbia. Che poi siano taker e occhi belli fisici, oppure smasher elementali, comunque questa pistola fa il suo dovere. Una cosa su cui non riuscivo a decidermi su come portare questo video era se utilizzare Calamity come primario oppure Beetlejuice, ecco perché alla fine li ho portati tutti e due. Sono comunque tutte e due build estremamente efficaci, in questo caso Calamity ha anche il grido di guerra, visto che non possiamo contare sui wafer, visto che non possiamo contare su quelle perk comunque strane, perché se anche io avessi un wafer e andassi a mangiarmelo prima appunto di utilizzare l'arma, perdo l'effetto dell'ultima perk. In questo caso non mi conviene molto, preferisco utilizzare il ritorno di fiamma. Quindi se vi state chiedendo che build ho utilizzato per Calamity, eccola qui: vantaggio squadra di ritorno di fiamma, quindi forza e pelle di dinosauro. Poi abbiamo ben assestato Beetlejuice Ranger nella build, colpo della cintola, e in questo caso ho messo lotta o fuga, ma potete benissimo mettere, che ne so, la dimensione del caricatore aumentato, potete mettere quello che più vi pare per appunto incrementare i danni della vostra pistola. Perché comunque se riusciamo a restare fermi e anche a lanciare il grido di guerra, sappiate che il grido di guerra, o un'abilità in generale comunque che non vada a sostituire l'arma, non interromperà l'effetto cumulabile di questa perk. Ovviamente ve la faccio vedere anche con Beetlejuice come primario, sempre il ritorno di fiamma, perché vi ripeto, il totalmente rock praticamente è inutilizzabile su questa build, o meglio su questa pistola con quest'ultima perk. Quindi sempre pelle e forza di dinosauro, colpo della cintola, 6 colpi e lampo di gloria, rispettivamente 3 perk per la pistola. Comunque, che dire, un po' pecca per solo i 6 colpi nel caricatore e quindi la cadenza di tiro lenta, però dallo stesso punto di vista riesce a infliggere abbastanza danno per poterci difendere al meglio da quelli che sono appunto i mostri della nebbia. Il mirino devo dire che comunque anch'esso è molto molto comodo in certe situazioni, piuttosto dalla media distanza dove non sappiamo bene se usare il mirino o se non utilizzarlo, in quel caso potrebbe essere leggermente più scomodo, però nulla di che, raga. La pistola comunque è quello che è, molto simile all'Eversore Vindertech, potrei dirlo. Ovviamente non possiamo aspettarci un danno su colpo singolo come la vendetta di Jack, come altre pistole, anche perché comunque ha 6 colpi da poter spammare uno dietro l'altro, più o meno, poco meno che più. Però con quest'ultima particolare perk, quindi con questa particolare
sparare pistola, in cosa mi sono trovato bene? Mi sono trovato bene in quelle missioni, per esempio, dove arrivano pochi zombie, dove non ne arrivano tantissimi, tipo ripara il rifugio, e dove magari c'è un'ondata di taker occhi belli piuttosto che lanciatori. Nel senso, mi metto in piedi sul rifugio, faccio in modo di ricaricare comunque l'ultima perk, e continuo a uccidere i taker che pushano i miei compagni, gli occhi belli che spawnano, piuttosto che provarci con gli smasher, eccetera eccetera, no? Oppure i lancialtroni, anch'essi sono comunque mostri della nebbia. Ma sapete anche per cosa mi è risultato abbastanza comodo utilizzare quest'arma? Anche per quelli che camminano col frigorifero in mano. Vi sembrerà strano, ma questo mirino mi è risultato davvero davvero effettivo contro quegli zombie. Sia perché comunque anche se missate un colpo dalla lunga distanza avrete tutto il tempo di poterne lanciare un altro. Non è fondamentale avere una buona mira, nel senso potrete utilizzare un po' l'arma come vi pare e piace. Tenete bene a mente comunque che l'ultima perca ha effetto solo sui mostri della nebbia, quindi è inutile che voi siate fermi anche per andare a difendere l'obiettivo che magari, che ne so, è un piccoletto che sta arrivando e voi non volete perdere l'effetto. In quel caso sui piccoletti, sugli zombie normali, quali cicciotti, streghe, eccetera eccetera, non avrete l'effetto cumulabile dell'ultima perk, a meno che cerchiate quella con l'ultima perk che aumenta i danni contro tutti. Però in quel caso stocca molto molto meno rispetto a quella dei mostri della nebbia. Ecco perché ve la consiglio particolarmente. Non solo su quest'arma, ma anche sul soldato, secondo me è una perk ottima quella contro i mostri della nebbia. Fatemi sapere la vostra con un commento qui sotto, io ci tengo a sapere la vostra opinione. A me piace quest'arma? Sì, mi piace, raga, vi dico la verità, la utilizzerei magari anche nelle wargames e in quelle missioni difesa e scudo dove più o meno è trappato tutto bene, dove non c'è da fare un gran lavoro, magari per uccidere quei taker, quegli smasher che arrivano ogni tanto, potrebbe essere veramente una cosa ottimale. Poi comunque il meta viene fuori da sé. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video, fatemi sapere con un commento voi cosa ne pensate. Io per oggi vi saluto, noi ci vediamo alla prossima. Bella bella!